E nei supermercati del futuro anche la possibilità di fare ricerche importanti. Qui siamo alla Barilla, quali le novità? Buonasera, questa è un'edizione speciale per l'Expo. Abbiamo le farfalle e il sugo al basilico con questa nuova confezione in cui è stato introdotto il QR code. Questo grazie alla collaborazione con Cisco, Penelope e NTT Data. Grazie alla scansione del QR code si può accedere a questo sito con smartphone e tablet e vedere la filiera. Viene identificato il lotto di produzione e poi dal campo alla tavola abbiamo tutti i passaggi della filiera che si possono approfondire in questo modo. Nel campo possiamo vedere per esempio l'origine del grano e quindi tutte le aziende agricole che hanno fornito il grano per questo lotto di produzione. Ogni azienda geolocalizzata con informazioni, foto e percentuale e qualità di grano che la singola azienda ha fornito per questo lotto. Dal secondo step abbiamo anche l'impatto ambientale con l'impronta ecologica sui gas serra e l'impronta idrica, questo proprio per ogni fase. Alla fine, nell'ultimo passaggio a tavola, abbiamo l'impronta totale della filiera. Dunque, in futuro sapremo cosa mangeremo. Questo è un progetto pilota, ci si augura che diventerà presto realtà per tutti.